Cosa ti ha fatto scegliere il trading automatico? Ne ho provate tante, cioè ho provato a fare degli spread, ho approcciato il Forex come primo approccio e poi ho visto che quello non era il mio mondo, per cui girando per internet ho trovato prima un altro personaggio e poi Francesco. Vabbè. Ma qual è il vantaggio principale del trading automatico che ti ha fatto poi decidere per questa cosa qua? Sicuramente l'emotività, no? Questa me la andrà a togliere, per cui penso che sia la cosa positiva per me, ecco. E poi mi piace. Sono d'accordo. Come è andato l'evento? Cosa ti è piaciuto di più della giornata? Beh, innanzitutto conoscere tutti quelli, pari a me, insomma, quelli più bravi di me, che quindi serve molto. Poi ho avuto la fortuna di trovare Francesco per la prima volta e conoscere anche Omar, per cui perfetto. Direi tutto positivo. Come mai poi alla fine hai scelto il Boots? Quello che mi sembrava, da quello che ho comparato con altri formatori, il più comprensibile, non lo so, quello che cerca di arrivare subito a portarci al risultato senza raccontarci che il mondo nasce da... senza partire dalle origini. Ecco, perché... sì, dritto al punto, dritto diciamo. Al punto, sì. Perfetto. Tu in questo momento ancora non sei live, giusto? Sono entrato e uscito un paio di volte, ho già cambiato VPS un paio di volte, sì, però non, cioè, posso dire che non sono live. Ecco. Ok. Cos'è che ti sta frenando? La tranquillità di effettivamente di avere le strategie quelle giuste, quell'equity che va su, che Francesco dice non sarà mai così, però ecco, a me piacerebbe essere tranquillo con l'equity giusta, ecco, quindi perdo tanto tempo nella maledizione, perdo un po' di tempo su quello. Ok, e quindi ti chiedo l'ultima cosa, qual è l'obiettivo che ti dai per quest'anno, per il prossimo assolutamente, futuro? Assolutamente, prima della fine del master avere la prima strategia live, va tenuta lì. Ecco.